Benvenuti o bentornati nel canale. Oggi vi racconto dei prodotti che ho terminato nell'ultimo mese di agosto e decreterei la fine dell'estate con questi ultimi prodotti che ho terminato. Pensavo che fossero pochi, invece devo dire la verità, ce ne sono di abbastanza anche interessanti di cui parlare e inizierei come sempre dal viso. Allora, ho terminato questa Resort Time, la lotion in gel della linea di Resort Time ed è una lotion rimpolpante a base di 81% di estratti naturali ed è una lotion levigante rimpolpante, acido ialuronico, un gel di una freschezza, ragazze, immensa. Mi è piaciuta molto, mi era stata regalata e devo dire che ho anche il contorno occhi, non l'ho ancora provato, anche se io non sono la fautrice dei gel per il contorno occhi, però devo dire che lo proverò. Ha una fragranza molto deliziosa, si assorbe immediatamente, sembra proprio che quando voi lo andiate ad applicare, diventa acqua sul viso, ma poi si assorbe immediatamente. La paragono alla Lontana, alla lotion, anti-inquinamento di Natura Bisset, che mi piace da morire. Questo contorno occhi, sapete, ve ne ho parlato più e più volte di Dr. Sebag, l'ho amato e l'ho finito e appena ho fatto ieri l'ultimo push è terminato. Un contorno occhi molto rassodante, levigante, idratante, un contorno occhi che si può utilizzare proprio sotto l'arcata sopraccigliare, si assorbe immediatamente. Devo dire che per chi ha rilassamento, per chi ha bisogno di un po' di liftare, veramente è stato buonissimo. Per quanto riguarda questo mese la pulizia, ho terminato innanzitutto un prodotto che dire bocciato, dire che non mi è piaciuto, veramente dire poco, ed è l'acqua micellare di Clinians. Cioè, ragazze, questa non strucca ma nulla, non è il fatto del prezzo, perché ci sono alcune di Garnier, per esempio, che mi piacciono per dire un nome, ma e costano non tantissimo. Ma questa, con tutto che è costata 3,50 euro, non è servita veramente a una merita mazza. Non mi è piaciuta, più che altro bocciata. Non li spendete neanche questi 3 euro. Tenetevi, conservatevi, prendetevi due caffè, ma questa proprio no. Come devo dire, purtroppo non mi ha entusiasmato. Anche l'acqua di Collistar, l'acqua micellare, o avevo in celletta questa, scusate, mi arrivano dei messaggi, questa taglia deluxe di Collistar da omaggiare. Ho detto, ma proviamola perché volevo provare. No, veramente no. Dovevo metterne tanta, dovevo strofinarla più volte sul viso, passarla più volte. Onestamente, a me non è piaciuta. Nonostante io Collistar la vendo benissimo, qualità, rapporto, prezzo eccezionale. Alcuni prodotti mi sono anche piaciuti, ma purtroppo questo no. Sempre come detergente, anche questo non mi è piaciuto tanto e io l'ho usato fino alla fine. Ed è di Dior l'Hydra Life, estratto di germe di grano, un olio anche profumato, ma scivolava. Era come se non mi andaste a togliere il make-up, rimaneva untuoso anche dopo che io lo andavo a passare sul viso. Purtroppo, devo dire la verità, ecco, finito rispetto all'acqua micellare, rispetto al tonico della linea Hydra Life, questo no, finito, non lo andrei assolutamente a ricomprare. Questo è il tonico di Soa all'elicriso, una fragranza delicatissima, che sa di mare, di fiori, brezza marina. Mi è piaciuto molto, pulisce perfettamente dopo che voi vi siete andati a struccare. Potete sia nebulizzarlo generosamente sul viso che sul demi-cap. A me i prodotti Soa Sardinia mi piacciono molto e dunque questo è stato uno dei miei preferiti. Voglio concludere con due prodotti. Sempre, anzi, tre prodotti per il viso. Prima di tutto ho la maschera. Ho provato questa maschera di Sand and Sky, una maschera brightening, quindi illuminante detossinante, color rosato quando la si andava ad applicare. All'inizio mi sembrava che mi pizzicasse un po', tipo effetto bruciore, ma poi devo dire che mi è piaciuta molto. Purtroppo io ne ho avuto uno e da una bustina non riesco a evincere se il prodotto veramente
sicuramente valido o meno, ma comunque devo dire che è un buon prodotto. Di più non vi saprei dire, nonostante mi abbia lasciato la pelle schiarita, luminosa, però è un mì, perché con una bustina non mi sono potuta fare un'idea ben precisa. Questo che ve lo voglio dire a fare, mi è piaciuto e se non l'avete mai provato dovete farlo assolutamente, è il prodotto per le labbra di By Terry, un prodotto a base di rosa damascena, un prodotto, mamma mia, che profumo meraviglioso di rosa, che all'inizio devo dire non mi piaceva per nulla e invece poi è stato un innamoramento, tant'è vero che ve ne ho parlato anche nei preferiti, una crema morbida, balsamo, lucida, di nutrimento, io andavo ad utilizzare la sera prima di andare a dormire. Non è un prodotto che cura il codice a barre, ma nasce per dare per rimpolpare la mucosa, quindi per stendere le rughette, per dare riempimento, per dare un effetto proprio di labbra anche più turgide, e mi è piaciuto molto, assolutamente dovete provarlo. Come questo prodotto, e il penultimo per il viso, della linea di Guerlain, Abel Royal, mi è piaciuto tanto, anche questo annoverato nei miei preferiti, devo dire che un contorno occhi forse per stasera, ma comunque l'ho terminato, un po' madreperlato, luminoso a base di pappa reale, ricostituente dell'idratazione e del nutrimento profondo, ridensificante, un'antietà. Quando io lo andavo ad applicare sembrava ricco, ma poi si assorbiva perfettamente, sguardo luminoso, teso, mi è piaciuto veramente tanto, assolutamente. Ora ho tantissimi prodotti da provare di Guerlain, il brand me ne ha omaggiati tantissimo e quando rientrerò poi dalla Colombia mi metto e provo tutto. Per il viso, ultimo prodotto, parliamo di make up, incredibile ma vero, e questo non mi dilungo, è la base di il primer di Diego Dalla Palma Eterea Base, una base fluida, un effetto un po' bianco lunare, di estrema luminosità. Peccato perché questo è un primer che mi piaceva moltissimo, si assorbiva immediatamente, faceva aderire perfettamente poi il fondotinta che voi andavate ad utilizzare subito dopo, e devo dire che è un ottimo prodotto, non so perché non si faccia più, peccato perché era veramente valido. Corpo, Dove deodorante, questo ai mirtilli, more e mirtilli, melograno, more, comunque mi è piaciuto, questi hanno solo una pecca, finiscono subito, perché poi con questo caldo io ne metto a quintalate di deodorante più volte durante la giornata. Questo è il Maxi Clean Colgate ai microgranuli, anche buono come dentifricio, quindi mi piacciono quelli che hanno un'azione anche un po' schiarente e illuminante. Non lo so, nella mia testa anche quello fanno la differenza. E ho terminato questo esfoliante alla mela di Balea. I prodotti di Balea mi piacciono quasi tutti quanti, questo mi era stato regalato, mi sa tanto di cannella, di spezie di Natale, però ovviamente sapete che io provo tutto. Levigante, di una morbidezza straordinaria, una fragranza meravigliosa di mela sciolta, un po' zuccherosa, buonissimo, e devo dire che era una crema morbida levigante, mi è piaciuta perché andava a lasciare il corpo perfettamente morbido, non che dopo io non andassi ad utilizzare una crema corpo, ma scusatemi, ma è Speedy che si sta muovendo sul tavolo, ma devo dire la verità, mi lasciava una pelle perfettamente morbida e levigata. Come questo prodotto per il seno che mi è durato un anno, ma io ho il VRAC da cabina e sapete quanto io ami i prodotti di LBF, credo che sia per il corpo uno dei migliori brand, sicuramente più costosi ma che fanno la differenza, un prodotto altamente rassodante, rielasticizzante, una crema in gel morbidissima, e va a prendere tutta la fascia anche laterale del Speedy, la fascia laterale del seno e il sostegno, quindi anche questa zona che è una ridensificante, e poi una rassodante perfetta per la zona del seno e del busto. Quindi se volete un trattamento mirato in allattamento non dà problemi, per chi è in menopausa non dà problemi, per chi ha fatto una dieta e vuole qualcosa di un po' più intensivo, veramente questo è l'optimum. Questo per il corpo, Amazing Grace, è
una mini taglia di per latte dopo doccia, ve ne ho parlato più e più volte, ha una fragranza che io amo letteralmente, mamma mia, mi sa di muschio bianco, mi piace da morire, idrata perfettamente, sembra che quando voi l'andate ad applicare scivoli e non si aderisca bene, e invece poi vi lascia perfettamente la zona del corpo ben idratato. Io lo utilizzo sulle gambe, veramente perfetta. Concludo con l'ultima bustina di Cien bagno schiuma, la linea Lime, molto 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 rinfrescante, assolutamente super promosso, ma ve ne avevo già parlato. Io con questo andavo a fare due, anche tre docce, una verve, una scarica proprio di freschezza, una carica di energia, veramente perfetto. E infine, vabbè, i dischetti acqua e sapone, che mi piacciono molto, che quando vado a Roccaraso faccio rifornimento, perché sono orlati ai laterali e non si vanno a sfarinare, e dunque mi piacciono veramente molto, sia i grandi che i piccoli. Dunque ragazze, questi sono stati tutti i prodotti che ho terminato in questo ultimo mese, che chiudono l'estate. Fatemi sapere se li avete provati, se ne abbiamo qualcuno in comune, quali avete terminato voi, come sempre ci leggiamo giù nei commenti. Io vi ringrazio di essere state in mia compagnia e, come sempre, se vi va, ci vediamo ad un mio prossimo video.